In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, nella Sala Rostagno del Comune di Palermo è stato presentato l'Intergruppo Consiliare per la Pace e i Diritti Umani. È composto dai consiglieri Valentina Chinnici, Mariangela Di Gangi, Ugo Forello, Franco Miceli, Viviana Raia, Giovanna Canzoneri, Germana Canzoneri, Fabrizio Ferrandelli, Teresa Piccione, Domenico Bonanno, Concetta Mella, Pino Mancuso, Massimo Giaconia, Salvatore Imperiale e Gianluca Inzerillo. Sentiamo quali sono gli scopi di questo intergruppo da Francesco Locascio, portavoce della Consulta per la Pace. Saremo attenti a tutte le crisi principali che avvengono attorno a noi nel Mediterraneo, al ruolo che l'Europa deve avere per la promozione della pace e per la promozione del diritto e dei diritti, nel mondo. In tal senso, i primi due provvedimenti che sono stati assunti sono stati due ordini del giorno sottoscritti da almeno 25-26 consiglieri per quanto riguarda la crisi che c'è attualmente in Iran a sostegno delle donne e del movimento dei giovani iraniani che chiedono democrazia e libertà e la fine del regime teocratico e liberale, e per quanto riguarda la crisi dell'Ucraina a sostegno della proposta di pace fatta dal Vaticano a cura dell'Accademia.